Mister, è una vittoria importante per la sua squadra, risultato rotondo, ma soprattutto 3 punti in uno scontro diretto. Sì, no, era importante vincere. Noi era pure da parecchio che non facevamo risultato in casa. Veniamo da un periodo dove produciamo, giochiamo bene, ma purtroppo non gira, quindi poi alla prima occasione prendiamo gol. E quindi era importante innanzitutto sbloccarci, soprattutto per l'umore dei ragazzi che si allenano bene, lavorano, per la società che fa dei sacrifici, non fa mancare nulla. Quindi ecco, in virtù di avere tutte le risorse, tutte le cose al posto giusto, poi quando non arrivano i risultati si fa pesante, soprattutto mentalmente. Poi contro un avversario forte e che lotta per i nostri stessi obiettivi era importante, quindi mettere un po' di spazio tra noi e loro. Parliamo della partita, è dal 35esimo minuto del primo tempo che avete avuto già le prime occasioni e siete entrati col piglio giusto nel secondo tempo. L'avete vinta, insomma, con la mentalità, con la voglia di vincere. Sì, ha detto bene, in realtà è stata una partita molto equilibrata fino più o meno al 30esimo. Poi abbiamo preso un po' di coraggio, un po' di distanze e stavamo per uscire fuori. Poi ancora giusto ha detto che il secondo tempo c'è stato un ottimo approccio e c'è stata la volontà di andare a vincerla. I ragazzi li ho visti propositivi, positivi, non si scoraggiavano dopo gli errori e quindi ecco, per me come allenatore, al di là poi del risultato, è importante vedere l'atteggiamento dei ragazzi e chi gioca dall'inizio e chi poi entra a gara in corso. Sono delle ottime individualità nella sua squadra, ci potete credere alla salvezza? Noi ci crediamo e come? Noi abbiamo lasciato troppi punti per strada e come dice lei abbiamo veramente dei ragazzi di qualità e parlo anche di quelli più giovani, anche se poi la squadra grosso modo è tutta giovane, però abbiamo delle qualità, ottime individualità che ecco, ci sono mancate anche nell'ultimo periodo, un po' per squalifica, a volte qualche infortunio. Quindi diciamo che noi ci crediamo e come, però il calcio è imprevedibile, quindi come le ultime giornate magari giochiamo bene. Palle gol e poi non la buttiamo dentro, però siamo fiduciosi.